bentornati al vostro Armand. Siamo tornati su Need for Speed Unbound. Continuiamo la nostra carriera. Sfresciamo un pochino per strada, andiamo a fare qualche gara. Allora ragazzi, siamo a mercoledì. Noi abbiamo sempre la nostra macchinetta con un po' di soldi, polizia a 1,5. Andiamo a vedere le gare disponibili. Ho sentito che c'è una gara con un'auto in palio per chi vince. Andiamo, qual è? E aggiungi quel gioiellino alla tua collezione. No. Ma porca! Ho capito. Qual è? Ok, scusate, questo gioco ogni tanto sclera da solo. Allora, abbiamo richiesto 6.000. Ricompensa 2005. Quindi ci dobbiamo fare prima questa. E poi ci andiamo a fare questa con l'auto in palio. Allora, andiamo a farci subito questa. Dai, vai, vai, via. Viaggia, viaggia, per andare qua. Così ci andiamo a vincere anche la macchinetta. Magari si fa un pochino dei soldi. E magari un po' meglio di quella che abbiamo, anche se questa comunque tutte le modifiche che abbiamo fatto. Come te la passi? Bene, bene, ciccia. Non penso tu voglia davvero sapere come sto. Peccata. Allora, detesto fare la signorina su tutto io. Si dice invece. Che vuoi? Ma devi impegnarti di più là fuori. Bello incoraggiamento. Beh, in qualità di tua manager. Effettivamente abbiamo fatto un po' schifo ultimamente, Perché siamo andati al massimo, però. Fare, no? Esatto. Spero ti troverai bene. Aspetta, in che senso? Beh, consideralo una specie di allenamento. Pure. Scusa, Chicco. Sarai insieme ad altri piloti che fanno un po' di fatica a stare al passo. Il treno. Scherza. Non ti farei mai una cosa del genere. È solo una soluzione facile per vincere un bel po' di soldi. Ecco. Sento come se stessi per darmi un. Non mi fido tanto, però vediamo che cosa ci aspetta, ragazzi. Allora, evento, vai, andiamo. Ok, sfidiamo sempre sto faccia di Mink, che sarebbe faccia di minchia, e andiamo a farci questa gara. Speriamo di riuscire a portare a casa un po' dei soldini, perché ci servono parecchio, ce ne servono parecchi, quindi cerchiamo di... Vai, pronti via, vai, butta giù tutto. Dai, guarda questo quanto spiglia in ripresa. E me me dai botta, pezzo de fango. Sto pezzo di stronzo. Ancora. Vai, chicchetto. Vai, vai, che siamo terzi al momento. Abbiamo bisogno di grano, abbiamo bisogno di grano, tanto grano. Cerchiamo di metterci shell questo, ma questo vorrei parecchio. Sono più veloci, capito loro? Giustamente queste macchine. Mi piace vedervi tutti nello specchietto. Mamma mia, io ho fatto fan testa coda a quello che ancora sta cercando di fermasse. Te sposti. Oh, ci siamo! Giustizia! Dai, ha sgommato! Butta tutto! Buona, buona, buona! Vai, 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 vai! Abbiamo pure tagliato! Abbiamo tagliato. Ragazzi, siamo qua. Mortacci sua. Ultimo giro, mettiamoci in scia, ci proviamo. Giustizia. Bella. Te sgombo in faccia. Va, via del palo, va. Ancora qua ce l'abbiamo, No, mi fa schifo. Quindi, se per favore mi fai arrivare primo. Eccola, ancora qua, oh. Ora qua sta rompipalle. Dai ragazzi, stiamo correndo abbastanza decentemente oggi. Vai. E togliti da... Guarda tu che palle questa, oh. Guarda tu che infame. Ah, è perché loro di là... Non sono sicuro che da qua fosse meglio, Vabbè, ragazzi, quarti. Ad ogni modo abbiamo vinto la sfida con quel minchione. Quindi siamo... Ah, no, ha vinto lui! Quanto cazzo è arrivato? Scusami, Ero convinto che fosse dietro. Quanto è arrivato lui? Ah, secondo, se capirai. Pure la polizia, bene. Allora. Abbiamo 4.500 più... 1.000. Adesso i soldi vanno a 6.000 ancora. Quindi aspettate che ci cerchiamo al volo un altro
No. Ci andiamo a fare questo. Allerta bloccata. Corsa clandestina. Ci dobbiamo fare forza questa. Vai. Ehi, scheggia! Ricordi quando ti ho detto che avevo qualche lavoretto da proporti? Come andiamo a no? questo, C'è va. qualcosa per me? Ci vuoi scommettere? Ho una McLaren più uno da ritirare e consegnare. Eccomi. Ci stai? Scherzi? Chi non vorrebbe guidarne una? Beh, allora è il tuo giorno fortunato. Ti mando Vai. alla posizione. Vado. Vediamo, scusatemi, dov'è? Ha mandato la posizione. Dov'è sta McLaren? Perfetto. Buono, c'era pure un sacco di soldi, quindi andiamo a fare questo al volo. Mamma mia, stiamo a prendere palo. Stiamo a prendere Torno a palo. casa a dormire. Rydell è ancora al garage a guardare la partita degli Spins. Oh, fantastico. Speriamo che vincano. Sbagliato strada, Non so vabbè. perché continua a tifare per quella squadra. È dagli anni 90 che non ne combinano una buona. Non si può biasimare la dedizione di un tifoso. Fedele fino in fondo. No, che tenerezza. Rydell è così. Muoviamosi. Oh, siete adorabili. Dovrei ricamarvi un cuscino. A dopo, Tess. Arrivo, arrivo. Dai che voglio il Lamborghini. Accandami, Tess, che devo guidare. Devo andare a prendere sta cazzo di macchina. Porca merda, no, non l'ho proprio visto. Non l'ho proprio visto, raga. No. Cioè, lo siamo preso in faccia, ma non l'ho per niente visto. Ma proprio zero. Aia. Tascio, stavo messo il nostro. Dai, Susi. Le odio queste corse che ti trovi in mezzo alla strada perché ti fanno perdere la cognizione di dove cazzo devi andare. Vai. Ma andà bene, no? Immagino. Sa che ci siamo. No, siamo andati a puttane di qua, ragazzi. Sì. Sai che siamo andati beatamente a mignotte. Andiamo giù da qua. Vai, vai. Buono, buono, scendi per di qua. No, ancora dritto. Dai, ragazzi, un po' di campi ogni tanto fanno anche bene, eh. Scusa, Chicco, poi passo, poi ti lascio il bigliettino col numero, mo devo andare via, eh. Poi ci vediamo. Vai. Sì. Sì, purtroppo, aia, siamo di fretta, eh. Poi ci ripassiamo un'altra volta. Intanto noi andiamo a prenderci questa mizzica dei Lamborghini, se ci riusciamo. Sì, pure. D'aiuto con un soggetto pericoloso. Il soggetto guida una Mitsubishi ad alta velocità. Qui centrale, ultimo avvistamento del soggetto a Underwood Garden. Vai, vai, viaggia, viaggia. Facciamo squadra per fermare quella canaglia. Vai. Merda! Credevo ce l'avessimo in pugno. L'auto sospetta ci ha seminati a North Oaks. Dobbiamo trovare quell'auto e fermarla. Eccoci. Dov'è la Lambo? Vai, pronti, prendiamoci la Lamborghini e vediamo dove cazzo la dobbiamo portare. Ma, ah, McLaren, scusate. Eccomi, ci sono. Vai, vai, che abbiamo voglia di andare un attimo a fa. Allora, distrutta, ammaccata, graffiata come nuova. Noi dobbiamo portarla come nuova perché ci servono 5.000 crediti. Sì, capirai, la polizia come nuova, lo sogni. Che c'è? Sono arrivati subito gli sbirri. Cosa? Che Mi strano. sembrava Oh, strano, ecco. devo andare, il mio ordine è pronto. Centrale, Brutta questa è Rydell. stronza. Siamo anche noi sulle Ci ha tracce fottuto. dell'auto. Non so quanto ancora riusciremo ad andare avanti. Madosca, oh. Interceptor pronta ad attendere l'idiota al muro. Non ci sto a vedere niente, ragazzi. Sto andando veramente come mi porta il L'auto cuore. sospetta mi ha seminato. Sto andando veramente come mi porta il cuore perché qua la polizia le calcagna. Continuate a cercare. Attenzione! Tash! Sci tua! Ah, vai, 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 vai. Centrale, è finita. È finita a par de palle, c'ho qua davanti. Sì, È quella l'auto? par de palle è Schiaccio finita. l'acceleratore e riprendo l'inseguimento.
Soggetto pericoloso alla guida di una McLaren. Qui centrale, soggetto avvistato a Edgewater. Non ce la faremo mai a portargli aggiustata così. Il soggetto è svanito nel nulla a Edgewater. Troverò quell'imbecille. Sì, sì, cercami di là però, eh. Tanto io me ne vado dalla parte opposta. Ti saluto beatamente. Portiamo sta macchina. Comando, veicolo sospetto fuori portata. Madosca, ragazzi, che abbiamo fatto comunque, oh. Penso una cosa migliore non la potevamo fare. Eccomi belli, sto qui, eh. Lamborghini lo lascio qui. Anzi, ancora sto Lamborghini. McLaren, parcheggiato, perfetto. Sgancia il grano e andiamo a correre. Sgancia la grana, abbiamo bisogno di soldi. Allora facciamo così. Ottimo lavoro, sì, lo so. Dove cazzo siamo? Qui, andiamo a prendere, a portare i soldi a casa. Sono molto soddisfatto. Ho fatto il possibile, la situazione era bollente. Che è successo? Ah, già. Un drifter di mia conoscenza voleva una controfigura per delle trovate pubblicitarie e tu mi sembravi la persona perfetta. Certo, dimmelo dopo. Credo che fossero delle comparse. Sembravano sì. Veri, eh. Guarda che quelli erano veri. No, era tutta una simulazione. Sì, sì. CGI, effetti speciali, hai presente? Ottimo lavoro, appena ho altro mi faccio risentire. Vai, vai. Tanto siamo portati a casa il grano. Più che altro c'avevamo la polizia tra le palle. E il fastidio è che ci abbiamo i soldi, tanti da portare via. Quindi dobbiamo sbrigare. Andiamo a portarsi i soldi a casa. Eccoci. Eccoci. Portiamo la grana a casa. Oh, deve entrare? Che dici? Sì, entra nel garage. Ok, almeno ci siamo portati un po' di soldini a casa. E vedo se riusciamo a fare una piccola modifica. Anche se non mi ricordo. Aspetta, mi sembra che sono 6.000 quelli che dobbiamo dargli a loro. Mancano due giorni alle qualifiche. Per te la matricola può farcela. Siamo messi bene. Ma anche Yasa e la sua crew non scherzano. Si dice che stiano investendo molto nelle loro auto. Faremo in modo di stare al passo. Dimmi se vi serve aiuto. Posso trovarvi qualche lavoretto per arrotondare. Magari. Arrotondare sempre buono. Scusami, eh. Se vado su gioca. Ok, però noi volevamo fare questa. Ci sarà una gara di resistenza. E che cazzo? Eh no, porca pupazza. Abbiamo fatto una cazzata allora. E vaffanculo. Ci siamo persi la macchina perché giustamente qui ogni volta che vai gioca va avanti. Ma che cazzo. Allora, scusate, eh. Mannaggia. Che palle. Allora, performance. E però sono bloccati. Noi dobbiamo sbloccare sostanzialmente questo qui. E ci servono 7.500. Il problema è che ho paura che poi non ci fa fare le gare. Quindi andiamo a vedere un attimo. Ma va a cagare, va. Scusate ragazzi, purtroppo questo è un problema. Che una volta che esci, niente. Ci siamo persi una macchina così, come proprio non fosse niente. Andiamo a fare questa. Mi compensa 4.500. Gara di velocità. Iscrizione 1.500. Allora famo così, senti. Performance. Potenziamo il garage. Sì. Ok, però momentaneamente non la modifichiamo, perché sennò poi non abbiamo soldi per partecipare. Allora, noi andiamo qui. E andiamo a farci sporcazione di resistenza, una prova di grinta e determinazione. Adesso in pista non fa errore, arriva fino al fondo. Ricompensa 3.000. Invece quella gara di velocità, un classico collection, metti alla prova la tua auto con alcuni rettilinei, schiaccia il pedale e prendi velocità e forza. Andiamo a farci questo. Mi spiace, perché ero convinto che ce lo potesse fare ancora, invece ce lo potesse far scegliere ancora. Invece ogni volta che tu entri nel garage per portare i soldi, e chiaramente poi ti aggiorna il giorno dopo, ed è una cazzata. Gli highlight sul cellulare. E quindi che ti dicevo?
Hanno faticato per un po', ma ora sono tornati. Quest'anno potrebbero avere un record positivo di vittorie. Beh, si sa, il gioco di squadra vince sempre. Deve esserci una lezione da imparare da qualche parte. Ci vediamo stasera al garage. Ci vediamo dopo, bella per te. Però, vi stavo dicendo, è una bella cazzata perché... lo sconsiglio, insomma, cioè non fate mai sta cosa perché vi porta al giorno dopo e quindi vi perdete magari delle gare interessanti come quella che volevamo fare. Sto rosicando abbastanza, ve lo dico veramente, non c'ho proprio, detto sai magari ci fa uscire e invece no. Vai, entriamo, siamo persi una macchina, magari non la vincevamo però abbiamo perso la possibilità pure di vincerla. Andiamo a farci questa gara di velocità e sfidiamo sempre sto faccia di culo perché non lo sopporto e vediamo che cosa riusciamo a fare. Ok, pronti via ragazzi. Vai, vai, la nostra Eclipse. Abbiamo pure potenziato il garage comunque nel frattempo. Abbiamo vinto un po' dei soldi. Non si dorme sulla linea di partenza. Dai, state zitto su, ancora si sta a parlare. Ancora che parli. Ringrazia Dio di averci la patente. Vai, vai, stringi tutto. Giustizia e hobby degli mortangoli sua, c'abbia... No! Agia! Incredibile, oh, comunque incredibile. C'è tempo per batterti. Ole nos. Vai, vai, viaggia. Dobbiamo cercare di arrivare. Non riesco a... Tutto bene là dietro? Dai, state zitto, su. Eccolo. Eccolo, sti imbecille. Vai, vai, mettiti in scia. Niente, vorrei sorpassare, ma va più veloce, c'è poco da fa. Diciamo qua, so è più veloce. Oh, toglietevi un po' dalle palle tutte e due, con sti cessi. Dai, un po'. Oddio, cessi proprio no, però... che cazzo, me volete far passare? Sono sicuro che non durerà. Vai! Dai! Dai che siamo arrivati sopra, siamo arrivati sopra. Dai, è un po', state zitto. Oddio, non che abbiamo vinto chissà quanti soldi, ma comunque ci accontentiamo di quello che è. Va bene, aver portato... Vai, 2, 1. Via, aspettate però, nel frattempo ci dirigiamo dove dobbiamo dirigerci, per andare a farci un'altra gara. Ci andiamo a fare questa, assolutamente. Amico caro, te voglio bene, però io te devo salutare. Sto pensando ad alta voce. Qui pattuglia. C'ho da fa. Fermare il veicolo sospetto. Cercate un... Vai, vai, vai. Che li seminiamo. Addio, se siamo visti. Veicolo sospetto fuori portata. Dai, ci abbiamo ben 3.500. Se la sindaca continua con le sue misure repressive, andiamo. Ci serviranno altri modi per guadagnare. Senti, te l'ho detto, nessuno pagherà per guardare la garage cam. Abbiamo una cam in gara. Scusa, Ok, bravo. Lascia. Ci sono anch'io. No, intendevo... Lascia stare. Hai un lavoro per me? Ho una Mazda RX-7 da... Se la venimo a prendere. Ti mando subito la posizione. Bravissimo. Ragazzi, fate sempre queste missioni secondarie perché vi danno un pacco di soldi e poi vi dà la possibilità di guidare macchine diverse e fighe e veloci. Quindi io consiglio sempre di dare, di dare priorità a queste seconde missioni. Perché comunque... mi sfiziano un po' di più. Io vado per campi così non mi becco proprio la polizia. Eccoci, eccoci, siamo arrivati. Eccoci. Vai. Vedi, guidiamo un bel macchinone. Ci divertiamo. Vai. E... meno tempo possibile. Dobbiamo cercare di fare almeno oro. Così almeno da portarci a casa un po' dei crediti. Oh, dai.
Mamma mia, tanto frulla. Anzi, sta spingendo un poco, Dai, guarda che robetta. Abbiamo un po' di rettilineo per buttare un po' di NOS? Eccolo qua, vai. Tira giù tutto. Mamma mia, quanto viaggia, ragazzi. Piano, piano. A caffanculo di checkpoint. E checkpoint della minchia ogni volta, oh. Vai, vai, tira giù, tira giù. Tira giù sto pedale. Viaggia, viaggia, non ce la faremo mai per un 25 perché ci abbiamo saltato il checkpoint. Vai. Butta, butta giù tutto, butta giù tutto. Vai, vai. Un minuto, 25 secondi abbiamo per prendere l'oro. Vai. Muoviti. Non ce la facciamo, non ce la facciamo a favore. Almeno argento, dai. Almeno argento. Oro, incenso e mira. Guarda qua. Guardate quanto. Guardate quanto. Oro! Soldi, soldi. Mani, mani, mani. E portiamo a casa 3000 bombe. Grande. Mani, soldi. Cash. Fresco. 6500 da portare a casa. Consegnata. Lo ammetto, mi è dispiaciuto vederla andare via. Di già. Continua a guidare così e la grande è tua. Non portare sfiga. Non preoccuparti. Hai fatto colpo anche su te, se lei è, beh, lo sai, complicata. Decisamente sì. Oh, a proposito della tua idea per fare pubblicità al garage. Quale idea? Forse la garage cam può funzionare. Immagina, io che vado sotto il cofano. Madosca, ho messo a fare venire niente. Chissà se esiste già onlycars.com. No. Onlycars, bellissimo, ragazzi. Questa è la toccata di finezza. Va bene. E andiamo a farci l'ultimo evento, ragazzi. E direi di questo volevo fare, sì, perché comunque porta soldi. E va bene. Andiamo a farci l'ultimo evento. Onlycars.com veramente ha vinto tutto. E poi ci andiamo a depositare un po' di soldi perché abbiamo veramente un po'. E poi per la prossima volta ci modifichiamo la macchina. Ma non sapete quanto mi sta rodendo il culo per quella gara che abbiamo saltato. No, la gara. L'ho presa per forza. Peccato, va obbligatoriamente, ma fammi capire. Ok. Sì, avvistami. Guardami bene da dietro. Andiamo per campi. Ok, arrivo, arrivo. Sono quasi da voi. Sono quasi da voi. Dove devo andare? Di qui. Eccoci. Arriviamo. Pronti via. Aia. Scusa, Chicco. Lo so. Poi passo, Poi passo. Ci mettiamo d'accordo col CID. Tanto io vado tranquillamente. Abbiamo bisogno di entrare su Only Cards, quindi. Eccoci. Mamma mia, che sgommatone. Parcheggiata! Proprio là, all'angoletto. Vai, andiamo. E facciamo ricompensare sempre contro di lui. Anche se potremmo fare Waru. Però no, dalla prossima volta alziamo l'asticella. Perché modifichiamo pure un pochino la macchina. Tanto comunque lui la macchina c'ha più veloce da nostra. Quindi già comunque così è una sfida impari a favore di lui. Quindi vai, vai, vai. Non vorrei essere te. Manco io vorrei essere te. Per quanto sei stronzo. Dai, dai. Butta giù il NOS. Dai che ci andiamo a richiappare qualcosa. Intanto siamo in scia, così ci richiariamo bene bene il NOS. Vai che continuiamo la nostra scia. Ecco, togliete dalle palle però nel frattempo, Come pilota non sei niente male. Ha saltato il checkpoint quello, quindi lo fai resettare, mi raccomando. Primi ragazzi. Viaggiamo di prepotenza. Centrale, sono alle costole di quei pirati della strada. Dai, su, butta il NOS, riparti subito in prepotenza.
Vai. Cerchiamo di saltare. Ce l'abbiamo qua dietro, eh. Stai tenendo il caldo per me? No. Ho pure due pizza se te togli. Vai, vai che possiamo arrivare primi. Centrale, pattuglia sul posto e pronta a sbarazzarsi di questa canaglia. Ci abbiamo un po' di nostro, ragazzi, siamo messi male, però. Che ve dico? Ma magari un po' si ricarica. E che cazzo! Centrale, vedete anche voi? No, vabbè, questa è una puttanata, eh! Questa è una grandissima puttanata! Vai, vai, vai lì. Mannaggia, pure il camion dei donuts ci mancava. Mamma mia, pure il camion dei donuts, che tra l'altro l'ho buttato su quel cristiano e si è visto il camion arrivare davanti. Veramente meravigliosa sta cosa. Meravigliosa. Abbiamo avuto un attimo un momento di sbandamento e infatti ci hanno pure fottuto il primo, la prima posizione. Il problema è che non abbiamo NOS. Non abbiamo NOS, non abbiamo un cazzo, stiamo cercando di fare il nostro meglio. Vai, butta, butta, butta. Dai, finirà prima o poi sta gara, no? Dai, dai, stiamo correndo abbastanza bene. A prescindere da come vada, comunque noi abbiamo fatto la nostra gara, quindi... Se perdiamo è perché è tutto un magna magna. Io seguo fracazzo da Velletri qui, scusate. Problemi tecnici di voce. Vai, vai, seguiamo fracazzo. È difficile riappallo perché lui c'ha la macchina veloce. Dai. Oh, mica lo riesco a acchiappare, eh. Buono, buono, buono. Butta, butta il NOS. Butta il NOS e ci ridà un po' di energia. Allora, pure la polizia in mezzo alle palle. Corri. Bravo, bravo. Porca merda. No, ragazzi, non è giusto. Non è giusto. Non è giusto, vaffanculo, siamo usciti fuori. Siamo usciti fuori, abbiamo vinto, ma non è giusto perché meritavamo la seconda posizione. Vaffanculo, mi è scivolato il retrotreno dalla macchina, siamo andati a mignotte. E va bene, e va bene. Comunque buono, ragazzi, stiamo portando comunque soldi in positivo, quindi adesso ce ne andiamo a ce ne andiamo sicuramente a casa. Dove siamo noi? Dove cacchio siamo? Stiamo in culo alle monache, capirai. E ce ne andiamo qui. Dai, belli. Ci vediamo, eh. Altro momento. Stiamo prendendo la strada panoramica. 4x4 presente. Vai! Mazza che ho fatto, sono passato all'interno. E ti pareva! Ti pareva! Finirà per uccidere qualcuno! No, ma mi ammazzo io più che altro. Finito già tutto il NOS. E ora la strada panoramica. A tutte le unità, attenzione! L'auto è arrivata a Yen Park. Ah, bello! Senti là! Mi sa che la macchina che sta funzionando male male, eh. I rinforzi sono vicini, continuate a inseguire il veicolo sospetto. Urca merda! Sembra del tutto fuori controllo. Ragazzi, in realtà squadra, squadra. Non ero convinto che ci fosse quel muro di cemento. Dai, guarda questo, mi è rimasto incastrato. Allora, il garage sta qua, quindi noi adesso dobbiamo cercare di seminare sti rompipalle. Abbiamo visto l'auto entrare a Rosie Drive. Ah,
Presto dovremo ritirarci dall'inseguimento. Si va fuori strada, baby. Tenete duro, i rinforzi stanno per arrivare. No, non mi rompere le palle tu, i rinforzi. L'auto sospetta mi ha seminato. Il soggetto è svanito nel nulla a Rosehill Drive. Ecco, mi hanno richiappato. Ma che palle. Aspettate, raga. E ora la strada panoramica. Vai! Servono più auto all'inseguimento. Anche la pattuglia vuole divertirsi un po'. E divertite, divertite, vieni, vieni, seguimi. E te faccio divertire io. Credo che ci stia seminando, ragazzi. Vieni, vieni, che ti faccio divertire io. Voglio divertirti? Vabbè, faccio passare subito un bel quarto d'ora. Tanto noi ragazzi cerchiamo di seminarsi rompipalle, che purtroppo... Aia! Dai, che c'ho la macchina sfondata, accannatemi! Ah, abbiamo a rischio $9,400, vi dico solo questo. Mi posto davanti all'auto e cerco di rallentare questi idiota. Pure, offendi pure. Non ti mollo, tempista. Il soggetto è stato visto entrare a Rosehill Drive. Ancora il controllo dell'auto. Merda. 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 Ragazzi, stavolta ci hanno strafottuto. Stavolta ci hanno fottuto, secondo me. Perché non riesco a seminarli. Brutte notizie, ho perso di buono. Non mi chiedete come, non mi chiedete come. Mamma, non mi chiedete come siamo riusciti ad arrivare al garage. Abbiamo portato a casa il nostro grano. Ora ci acchittiamo la macchina e poi al prossimo episodio andremo a provarla. Ok, ok. Sì, 250.000. Parteciperà alle qualifiche o cederà il posto a uno della crew? Ancora nulla di certo, ma ho sentito dire che non si tira mai indietro davanti a una sfida. Vedremo se deciderà di presentarsi. In ogni caso, saremo pronti. Turbocompressore, buono. Turbocompressore ci dà un sacco di cavalli in più, più coppia, quindi più ripresa, più velocità massima. Il problema è che finiamo i soldi. Il problema è che finiamo i soldi, quindi... Se no questo che ci dà non male, cavalli, coppia massima aumenta e più velocità. Lo scarico, se no abbiamo sistema di alimentazione, anche questo non è assolutamente male. La centralina, sto cercando di capire quale ci conviene, no però troppi soldi, un po' ci dobbiamo tenere. Ma io metterei il sistema di alimentazione perché... Con 7.000 guadagniamo più cavalli, parecchi, una ventina, coppia massima di 12, saliamo, se no invece con la, la centralina non costa troppo, turbo compressore no, sì, mettiamo lo scarico ragazzi, mettiamo lo scarico, scusate, ok, e ok, vai, acquista, anche perché ci dà... 12 Nm di coppia in più, quindi sicuramente andremo ad acquistare in ripresa. Ci rimangono 4.000 crediti, ce li teniamo per le prossime gare. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Come dico sempre, commentate, fatemi sapere tutto quello che pensate. Iscrivetevi al canale per supportarmi e lasciate un bel like. Oggi grande giornatone, bella gara. Usciranno novità nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ripeto, perché nei prossimi giorni uscirà un gioco nuovo, lo andremo a provare. Non vi dico niente, non vi svelo niente. Rimanete sintonizzati per scoprirlo. Ciao dal vostro Canalman, alla prossima. Un saluto, ciao.